Continuano le polemiche attorno a quella che è la sfida tra Atalanta e Juventus e continuano le polemiche attorno a quella che è stata una scelta, quella di Max Allegri, di approcciare la partita in maniera molto difensiva, ma soprattutto come poi viene raccontato il tutto. Ecco, da questo punto di vista oggi dobbiamo parlare di tutto quello che c'è attorno al contesto Juventus, che sta cominciando a diventare seriamente preoccupante, perché qua ci sta, per, in maniera molto preoccupante, abituando alla mediocrità, e oggi dobbiamo analizzare tutto e capire perché questa situazione non è accettabile. Oggi andiamo a analizzare il perché questa Juventus contro l'Atalanta non può giocare così e soprattutto perché quello che è successo nel post partita e quello che è successo dopo, anche nei vari talk in cui si è parlato della situazione, è diventato e sta diventando semplicemente vergognoso. E quindi partiamo da qui per analizzare il tutto qui su FCM News Sport, e vi ricordo come sempre qui sarete sempre aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera del tutto gratuita, quindi se vi va iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche, soprattutto lasciate un like a questo contenuto che è molto importante, e soprattutto diteci la vostra qui sotto nei commenti per dirci e per aprire un bel dibattito nei commenti. Andiamo alla notizia, perché oggi mi vorrei prendere un attimo di tempo, un qualche minuto, per analizzare semplicemente le rose. Perché molti direte, la Juventus è una squadra che non è da scudetto, non è da, al massimo è da quarto posto, non può, quest'anno è addirittura inferiore a una squadra come l'Atalanta. Perché se vai a Bergamo, sperando di non prenderle e sapendo che non puoi fare neanche un gol perché ti mancano Vlahovic e Milik, allora evidentemente hai una rosa inferiore. Perché io continuo a dire che la Juventus ha una squadra che può ambire allo scudetto? Perché è una Juventus che compra dei giocatori a un certo valore e non li valorizza, contrariamente a quello che fa l'Atalanta. Cioè Atalanta e Juventus hanno due concetti totalmente diversi. L'Atalanta acquista valorizzando, la Juventus acquista giocatori che già hanno valore e li depotenzia. Andiamo semplicemente, non vorrei andare in tutta la rosa, ma mi prenderei sempre, perché sarebbero troppi e perché rimarrebbero fuori nomi alla Vlahovic, che meglio non nominare. Ma andiamo alla rosa, perché l'Atalanta domenica giocava con il suo solito 3-5-2 con... Andiamo a vedere proprio esattamente la rosa. Musso è un portiere che ha un ingaggio da 1,5 milioni di euro, quindi un ingaggio assolutamente abbordabile a fronte di uno Szczęsny che ne guadagna 6,5. Entrambi però come valore, o meglio al momento dell'acquisto, perché andiamo a vedere al momento dell'acquisto quanto valevano. Szczęsny è stato preso da Juventus a 18 milioni, dall'Arsenal. Musso è stato preso a 20 milioni dall'Udinese. E quindi, diciamo, siamo là fondamentalmente, solo che uno ne guadagna 6,5, l'altra 1,5, però alla fine ci sta come valutazione. Oggi molto spesso si sente continuamente parlare di Magatti viene dal Frosinone, dove vuoi andare? Vi faccio vedere i difensori dell'Atalanta da dove vengono. Toloi ha un ingaggio di 1 milione, esattamente lo stesso milione di Gatti, solo che oggi Toloi è una sicurezza per molti, Gatti invece è 2 anni fa giocava nel Frosinone, quindi figuriamoci se può giocare alla Juventus. Toloi è stato preso per 3,8 milioni di euro dal San Paolo qualche anno fa. Oggi è un giocatore che è di tutto rispetto, addirittura in nazionale italiana. Jim City è stato preso per 800.000 euro, o meglio, ha un ingaggio di 800.000 euro e è stato preso gratis a parametro zero dallo Zurigo. Quindi uno al San Paolo e uno allo Zurigo. Uno preso a parametro zero, uno preso per 3,8 milioni. Uno ha un ingaggio di 1 milione, l'altro un ingaggio di 800.000 euro. Un ingaggio di 800.000 euro Jim City. Eppure all'Atalanta fa grandi cose. E Scalvini, che è un giocatore che guadagna 300.000 euro, quindi ha un ingaggio di 300.000 euro e viene dal settore giovanile. Molto spesso dice, la Juventus gioca con quelli della Next Gen, con i Fagioli, con i Miretti, dove vuoi che vada. Ecco, Scalvini è un settore giovanile, 2003. Nonostante ciò, oggi il valore di Scalvini, preso a zero perché viene dal tuo settore giovanile, è di 40 milioni. La Juventus e altri due difensori, oltre Gatti, che è un giovane che esattamente poteva essere paragonato al primo Toloi e al primo Jim City, quindi nulla di strano, al suo fianco ha uno che guadagna 5 milioni di euro come Bremer, preso per 41 milioni di euro più bonus. E un altro che è Danilo, inserito nell'operazione Cancelo, ma in realtà Juventus vende Cancelo per 65 e acquista Danilo per 37. Quindi il valore di acquisto di Danilo al momento dell'acquisto è di 37 milioni di euro. Quindi la Juventus ha speso per Danilo 37 milioni di euro. Ora, nel momento in cui tu prendi Bremer a 41 e Danilo a 37, sono due difensori sicuramente di un livello più alto di Jim City, Scalvini e Toloi. Quindi su questo siamo tutti d'accordo. Andiamo al centrocampo, perché il centrocampo è la linea a 5 identica. La Juventus, per esempio, largo a destra mette McKennie.
mentre l'Atalanta mette largo a destra, mette Zappacosta. Zappacosta è stato preso dal Chelsea per 6 milioni di euro con un ingaggio di 1,3 milioni. A destra Juventus prende McKennie, che ha un ingaggio più del doppio, quindi 2,5 rispetto a Zappacosta, ma che è stato pagato dalla Juventus la bellezza di 25 milioni di euro, 4,5 di prestito più 20,5 di riscatto. Quindi anche qui vediamo una differenza è che Zappacosta è stato valorizzato e tanto dal Gasp, mentre McKennie è un giocatore che ancora persino suo padre dice su Twitter ma mettetelo nel suo ruolo. Dall'altro lato c'è Ruggeri, anche lui del settore giovanile, che guadagna 400.000 euro, già vale 5-6 milioni ma viene dal settore giovanile, eppure sembra andare forte. La Juventus invece ha Cambiaso e molti dicono ma dove vai con Cambiaso? Cambiaso invece è stato preso dal Genoa per 8,8 milioni e guadagna 1 milione di euro, quindi evidentemente non è poi così male avere i giocatori giovani, solo che devi valorizzarli. Poi puoi anche non mettere il giocatore giovane, poi metti Kostic. Kostic è uno che hai preso l'anno scorso per 13 milioni di euro. Nonostante ciò, tu con Kostic, che è il migliore giocatore dell'Europa League del 2022, non fai nulla. Mentre l'Atalanta con Ruggeri vola. Andiamo ai tre di centrocampo, perché anche lì molti dicono ma la Juventus è un centrocampo non qualitativo, dove devi andare con Fagioli, Miretti e compagnia. Andiamo a vedere l'Atalanta cosa fa. L'Atalanta prende De Roon per 1,5 milioni di euro da una squadra olandese, mentre la Juventus prende al settore giovanile Fagioli, entrambi guadagnano 1 milione di euro. Forse l'acquisto più importante dell'Atalanta è Ederson, spesi 20 milioni di euro, acquistato dalla Salernitana, 20 milioni di euro, l'acquisto più importante dell'Atalanta a centrocampo. La Juventus Ederson sta prendendo valore, l'Atalanta invece, o meglio la Juventus invece come spesa importante ne fa 30 di milioni di euro. Li spende per Locatelli, che non è minimamente migliorato. Ederson è migliorato dall'Atalanta, nell'Atalanta. Locatelli assolutamente no. Ederson guadagna 2 milioni, Locatelli 3,5. Ma andiamo al fiore all'occhiello, perché se la Juventus prende a parametro zero, quindi buona occasione, ma per 7 milioni più 2 di bonus, Adrien Rabiot, l'Atalanta con una spesa di 14 milioni, quindi non pochissimo ma neanche tantissimo, dalla Z Alkmaar prende Koopmeiners, a cui dà 1,5 milioni, oggi però Koopmeiners vale 50 milioni di euro. Quindi come vedete la valorizzazione dei giocatori è importantissima. Il bello però viene lì davanti, perché Juventus è senza Milik, molti dicono la Juve senza Milik e Chiesa, sì, ma anche l'Atalanta è senza Scamacca e Touré, quindi evidentemente le prime punte mancavano a tutti, e quindi di necessità virtù, e quindi non si gioca senza punte, si mettono due piccoletti. Se la Juventus ha Chiesa, Ken, l'Atalanta ha De Ketelaere e Lookman. Andiamo a vedere il tipo di acquisto. De Ketelaere è stato preso dal Milan, pagato l'anno scorso 30, l'Atalanta lo prende a 22. E noi siamo sicuri, siamo certi che già sta prendendo valore e siamo sicuri che l'Atalanta se lo vende a fine anno fa un affare. Perché lo prende per 22 ne prende almeno 30-35. Perché l'Atalanta ha saputo fare mercato, ha preso un giocatore che valeva poco in quel momento e che gli sta facendo prendere valore. E guadagna 2,5 milioni. Guardiamo invece Ken. La Juventus lo prende per 7 milioni di prestito più 30 di riscatto, sono 37 milioni di euro. 37 milioni di euro. Guardate Ken cosa fa. È un attaccante totalmente nullo. C'è una prima punta che non è una prima punta, è un esterno che non è un esterno, è una seconda punta che non è la sua punta punta. È un giocatore nullo. Ma diamo tutte le colpe sempre a Ken? O forse ci vuole anche un po' la mano dell'allenatore per migliorarlo? Vabbè. E poi finiamo con Chiesa. Una Juventus che va a Bergamo e non riesce a far nulla con un giocatore da 5 milioni di ingaggio, pagato 12 milioni di prestito e 43 di riscatto, totale 55 milioni di euro. E prende 5 milioni di ingaggio ed è destinato a prendere un rinnovo da 7 milioni almeno. Dall'altro lato c'è Lookman, preso per 9 milioni dall'Ipsia, 1,5 milioni di ingaggio, un giocatore che praticamente oggi vale almeno 30 milioni. Questo per dirvi che cosa? Che come vedete, se uno è facile oggi dire ma vai a Bergamo a giocare con l'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che, con i giocatori che ha preso, se avesse preso la Juventus questi giocatori, se la Juventus quest'estate avesse preso, non conoscendoli, giocatori come Toloi, Jim City, Ederson, De Roon, Zappacosta, Lookman, Ruggeri,
saremo là a dire: ma la Juventus dove deve andare con questi giocatori? Ed invece l'Atalanta li prende e li valorizza. Alla Juve succede l'esatto opposto, perché prende Locatelli a 30 milioni e perde valore, prende Kulusevski a 35 e perde valore, prende Bentancur e perde valore, prende McKennie e perde valore, prende Vlahovic e perde valore, Bremer e perde valore, lo stesso Szczęsny mi sembra di capire che stia perdendo valore, Ken e perde valore. Sono tutti giocatori che una volta acquistati alla Juventus perdono magicamente valore. Contrariamente all'Atalanta, che prende giocatori come l'anno scorso Højlund, pagato 13 milioni, dopo un anno lo rivende a 80 al Manchester United. Ci sarà o no la mano dell'allenatore a fare la differenza? Allora smettiamo con la Juventus ha una rosa scarsa. Probabilmente i giocatori non sono di altissimo livello, però la mano dell'allenatore ci vuole per valorizzarla questa rosa. E allora perché non si pensa a tutti i soldi che Juventus sta perdendo nel perdere valore ai giocatori e non si sta pensando a fare qualcosa di più importante, ossia una bella rivoluzione in panchina? Voglio sapere che ne pensate voi qui sotto nei commenti.